Buona giornata, bentornati nel nostro spazio interviste di World News Web 24. Torniamo ad ospitare una splendida signora, lo abbiamo fatto qualche mese fa. Abbiamo parlato con lei della passione del tango, abbiamo parlato con lei di una passione che si misura con i passi, con la danza, con la musica. Questa volta torniamo da lei perché parliamo di postura, postura e anche di un qualcosa che è importante per il nostro corpo, per il nostro viso e soprattutto di saperlo curare nella miglior maniera possibile. È vero, Bianca Maria Bonzanini? Sì, è vero, è vero. Mi interesso del benessere del viso, ma legato ai suoi movimenti. Movimenti attivi, movimenti passivi con automassaggi e massaggi che effettuo io personalmente, e movimenti attivi di ginnastica facciale. Ed è questa proprio la novità, cioè la capacità di prendersi cura del proprio corpo facendo degli esercizi di ginnastica facciale. Noi ci preoccupiamo tanto di fare esercizi per il corpo e ci dimentichiamo che è importantissimo anche fare esercizi per il viso nella maniera adatta, consapevoli del proprio movimento, perché più riusciamo a tonificare certi muscoli del viso e a rilassarne altri, più la nostra pelle sarà avvantaggiata, avrà una migliore radiosità, una migliore energia da offrire anche agli altri. Per cui mi sono specializzata in questa metodica visotonica che è creata dalla dottoressa Loredana De Michelis, che racchiude proprio una serie di esercizi sia di tonificazione sia di rilassamento, perché certi muscoli del viso vanno tonificati e altri vanno rilassati. E questo rientra bene nel mio lavoro di postura perché è fondamentale la postura per anche il benessere del viso e la bellezza del nostro viso, il portamento è fondamentale questo connubio. Per cui ho trovato una strada da seguire che mi appassiona molto e che ha offerto fino adesso tanti vantaggi alle persone, alle donne che magari non vogliono subito ricorrere a metodiche invasive, tipo Botox o quant'altro, ma magari cercano una via un po' più naturale per ritrovare la loro bellezza. Che non è sempre, la bellezza non è sempre legata alla nostra giovinezza, cioè ogni età ha la sua bellezza e anche essere consapevoli di questo e cercare anche un po' la nostra autenticità, al di là di ricopiare dei modelli standard di bellezza offerti da Instagram, ma cercare di essere nelle proprie particolarità, ma anche i propri difetti possono diventare anche dei motivi di bellezza. Bisogna studiarci e studiare e effettuare naturalmente degli esercizi con costanza, perché non è come una crema che si mette al momento e poi dà un effetto visibile subito. La ginnastica facciale va praticata con costanza e assiduità. Senti, Bianca, quanto è importante questa ginnastica di carattere posturale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo? Sappiamo che anche la postura è importante anche nel tango, ma non solo. Sì, la postura è importante e può dare grandi effetti benefici anche sulla nostra psiche, perché come le nostre emozioni influenzano la nostra postura, se uno è triste naturalmente tende a richiudersi e quant'altro, e viceversa per effetto dei neuroni specchio la nostra postura, una postura più aperta, può determinare delle reazioni positive, ma così anche l'attivazione di certi muscoli, come l'attivazione di muscoli del sorriso, possono proprio scatenare gli ormoni del benessere, le endorfine, la serotonina, abbassare i livelli di cortisolo. E quindi è un allenamento psicofisico estremamente importante in questo periodo in cui siamo vittime, diciamo, di una tristezza mondiale.
Certo, indubbiamente questo è anche un fattore che anche da un punto di vista della scienza è propedeutico, soprattutto per chi veramente voglia essere, come si può dire, a posto con il corpo, ma soprattutto cercare di avere un approccio anche nel confronto con gli altri. Sì, assolutamente. È importante il nostro lavoro su se stessi è sempre fondamentale anche per far star bene gli altri. Cioè non si può pensare di aiutare gli altri se in primis non siamo capaci di occuparci del nostro benessere. Il nostro benessere è di una bellezza sempre legata alla salute. Cioè, mi piace questo concetto di una bellezza, non una bellezza superficiale, una bellezza legata al movimento e legata alla salute. È per questo che è ottimo il connubio di una ginnastica posturale e di una ginnastica facciale, per unire questo benessere, per determinare questo benessere psicofisico. Ecco, abbiamo parlato anche non soltanto di postura per quanto riguarda il corpo, ma anche per quanto riguarda il volto. È una tecnica, come si può dire, per quelle persone che hanno voglia quantomeno di sentirsi, come si può dire, amate, protette, ma soprattutto stare bene anche con se stessi? È fondamentale per quello. È in primo luogo una tecnica che ci rende consapevoli della nostra bellezza, della nostra potenzialità. E io la propongo infatti a persone come me. Io ho 56 anni e quindi siamo in una fase d'età in cui c'è la menopausa, i figli sono cresciuti, hai una diversa visione di vita e vuoi ricercare di nuovo il tuo lato femminile in una maniera naturale e salutare. Ed è per quello che è ottimale, prima di ricorrere magari a interventi del medico estetico. Naturalmente è una metodica che richiede costanza, cioè non si può pensare, non esiste. Purtroppo la ginnastica facciale è presente su internet in tantissimi livelli e con l'illusione che basti una smorfia, basti un piccolo esercizio per renderci diverse. In verità non è così, cioè le smorfie non servono a poco. Gli esercizi di ginnastica facciale devono essere eseguiti e controllati da un personale qualificato che abbia una buona conoscenza anatomica e che li proponga anche in base alle caratteristiche della persona, perché ci sono certi esercizi che, ad esempio, per problemi mandibolari o quant'altro, non possono essere eseguiti, e pena essere inefficaci o addirittura essere addirittura dannosi. Per cui ci vogliono degli esercizi specifici che non sono 100.000, ma sono pochi esercizi, ma sempre adattati alla persona che abbiamo di fronte. Certo, questo è sicuramente un fattore fondamentale e evidentemente anche avere un viso fresco e riposato, insomma, perché sappiamo bene che la vita quotidiana spesso ci dà, insomma, ci mette un po' in difficoltà anche se abbiamo voglia anche se abbiamo voglia di riposare. Credo che almeno questi esercizi e di scienza posturale, ma anche e soprattutto di contatto con il viso, possano essere davvero fondamentali ed importanti. Bianca, un'ultima domanda prima di lasciarti. Ti chiedo a chi ovviamente volesse intraprendere insomma, questa serie di esercizi a livello posturale di corpo e anche di volto, qualche consiglio daresti? Beh, io propongo sia delle lezioni individuali che delle lezioni collettive, sia in presenza, anche a domicilio e sia online. Online preferisco lezioni individuali. Sono su Instagram, sono su Facebook, mi trovano su WhatsApp e preferisco appunto. Oppure possono partecipare, naturalmente se sono di Bergamo, a dei seminari dove posso offrire un programma breve di esercizi, a questo punto però non individuali, ma che possono andare bene a un gruppo di persone e possono appunto rivolgersi a queste strutture dove posso fare questi seminari.
però in genere vedo che le persone preferiscono sempre le lezioni individuali perché c'è una maggiore precisione nel dare quell'esercizio che fa sentire meglio la persona. Una maggiore attenzione alle problematiche anche mandibolari, visive, di pelle e quant'altro, perché poi nessuno è un guru, bisogna tutti collaborare, cioè non, questo non bisogna collaborare con l'estetista, bisogna collaborare con l'odontoiatra, bisogna collaborare con tutte le figure per dare il meglio alla paziente e non pensare di essere onnicomprensivi e totalitari nella risposta. Bene, così chi avrà la possibilità proverlo seguendo attraverso le lezioni che farà Bianca Maria Bozzanini sulla sua pagina Facebook, su WhatsApp, in modo tale da poter avere un corpo più disteso, tranquillo e ovviamente anche un volto più sereno, sempre dal punto di vista della scienza e trattata con grande professionalità, come è nel caso della nostra ospite. Bianca, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia. Grazie, grazie a te, Mimmo, sempre gentilissimo. Grazie.